Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di questo nuovo modello di bracciale che per alcuni versi ricorda molto l'intreccio Jawbones, anche se il nodo utilizzato per la realizzazione è totalmente diverso da quello del Jawbones, appunto. È un modello abbastanza grande, quindi forse è un po' fastidioso da utilizzare tutto il giorno, ma è un intreccio che a me personalmente piace molto. Prima di iniziare con la realizzazione del bracciale, volevo dirvi che siamo già arrivati, anzi li abbiamo abbondantemente superati, i 3.000 iscritti al canale, motivo per il quale anche questa settimana ci sarà un piccolo sconticino per chi è che deciderà di effettuare degli acquisti sullo store. Non mi dilungo in chiacchiere, troverete tutto sul sito, quindi se vi va andate a dare un'occhiata, vi lascio come al solito il link in descrizione e lì verrà spiegato come applicare il coupon di questa settimana. Sconto che durerà da oggi fino alla mezzanotte di domenica. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo con la realizzazione del bracciale. Ed eccoci qua. Allora, come al solito su questo tavolo trovate tutto l'occorrente per la realizzazione di questo bracciale. Per quanto riguarda la tolleranza, è un bracciale che si fa di 4,5 cm in più rispetto alla circonferenza del nostro polso. Se non sapete di cosa sto parlando, vi consiglio di andare a vedere il video che vi lascio qui sopra, dove appunto spiego che cos'è la tolleranza e in che modo applicarla sul telaio. Per quanto riguarda la fibbia, verrà utilizzata una fibbia grande, quindi questa la possiamo togliere. Ed essendo un bracciale che è preferibile realizzare di due colori, il modo in cui andremo a unire questi due colori è questo qui, che alcuni di voi conosceranno già. Per chi è che non sa come unire due fili di paracord, anche per questo caso vi lascio il tutorial qui sopra. Comunque sia questo che il tutorial della tolleranza, come al solito, li trovate in descrizione. Detto questo, ci mettiamo comodi e iniziamo con la realizzazione. Ovviamente per quanto riguarda i metri di paracord da utilizzare trovate come al solito la tabella in descrizione. Allora, dividiamo in due il paracord, in pratica sarebbe la parte appunto di giunzione fra i due colori, e indifferente se dal lato del blu o dal lato dell'arancione, creiamo un occhiello in questo modo, chiamiamolo occhiello, e lo inseriamo nella parte superiore della fibbia dall'alto verso il basso. Dopodiché facciamo passare tutto dentro e tiriamo, facendo sì che la parte di giunzione fra i due colori si trovi a circa 2-3 cm dalla fibbia. A questo punto andiamo sotto e sempre dall'alto verso il basso inseriamo i due colori nella fibbia. Dopo aver tirato, li posizioniamo una a destra e una a sinistra e facciamo fare nuovamente un passaggio all'interno della fibbia. Ovviamente il colore di sinistra passerà nuovamente a sinistra, sempre dall'alto verso il basso, e il colore di destra farà la stessa cosa. Prima di mettere in trazione riportiamo tutto su, sempre dall'alto verso il basso, il colore di sinistra a sinistra e il colore di destra a destra. E a questo punto possiamo mettere in trazione la corda in questo modo. Tiriamo in modo che si tiri questo qui centrale, blocchiamo col dito dietro, tiriamo e tiriamo. La stessa cosa a destra. Blocchiamo col dito. Tiriamo e tiriamo. Qui decideremo qual è il colore che deve stare all'interno e qual è il colore che deve stare all'esterno. Io preferisco che il blu stia all'esterno, quindi inizio con il blu. Anche se all'apparenza questo intreccio può sembrare difficile, in realtà è molto semplice da realizzare. Allora, come dicevo, il blu lo voglio all'esterno, quindi faccio passare il blu qui dentro. Una volta passato dentro, l'arancione lo facciamo passare sotto il blu e nuovamente qui dentro. Quindi, quando andiamo a fare il nodo, l'unico punto in cui le due corde entrano è sempre il primo adiacente alla corda che deve stare all'esterno, quindi in questo caso è il blu. Adesso ve lo faccio rivedere. Stringiamo tutto e ricominciamo. Come vedete adesso il blu è a destra, quindi lo facciamo entrare nuovamente nel primo punto adiacente alla corda. L'arancione va sotto ed entra come il blu all'interno di questo spazio.
Adesso siamo a sinistra, quindi entrerà qui. Arancione passa sotto e rientra nello stesso punto. Qui dentro. Arancione passa sotto e nuovamente dentro questo punto. Attenzione a ricordarvi che però dovrà passare da sopra la corda blu e non da sotto, quindi da sopra. E questo è quello che andremo a fare fino alla fine del bracciale. Arrivati alla fine dell'intreccio è consigliabile utilizzare un ago da paracord, quindi lo vado ad inserire sul paracord e vado a fare gli ultimi nodi. Qui probabilmente c'è stato un errore nella misurazione, ma le misure di paracord che vedete nella tabella colori saranno corrette, quindi facciamo l'ultimo nodo e per finire facciamo passare tutto all'interno di queste due corde qui. Ci facciamo spazio. Io in questo caso, cioè per fare quest'ultimo passaggio, ho utilizzato un ago da paracord da 3 mm, quindi quello più piccolo. Che, essendo che lo spazio in cui passare era più stretto, ho preferito utilizzare uno di questi. Vediamo se riusciamo a far passare pure il blu. La vedo dura. Comunque, adesso mi aiuto con un paio di pinze, ma il concetto è che anche il blu deve passare qui dentro. Ok, dopo varie peripezie ce l'abbiamo fatta. Arrivati a questo punto, tagliamo il paracord in eccesso e bruciamo il tutto. Dopodiché pigiamo con la paletta. Ok. E il bracciale è completato. Vediamo se va bene per il mio polso. Ok, ci siamo. Va bene ragazzi, anche questo tutorial finisce qui. Spero che il bracciale in questione sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo dello sconto che sarà per tutta la settimana applicabile sullo store per il raggiungimento dei 3.000 iscritti al canale, quindi andate a dare un'occhiata sul sito. E detto questo, il tutorial finisce qui e ci vediamo come al solito la settimana prossima. Ciao, 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 ciao.